Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle. L'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Vox Populi. Oggi siamo a Godiasco e tra poco chiederemo un pregio e un difetto di questo paese a tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Godiasco. Un pregio è che sicuramente la tranquillità, comunque un posto tranquillo, i bambini possono giocare. Un difetto è che sono poco curate le parti comuni, vedi il parco giochi, ci sono comunque pochi spazi proprio dedicati ai bambini, alle famiglie, non abbiamo ad esempio una... Anche in inverno non c'è nessun posto dove poter portare i bambini a giocare e il parco giochi non è ben attrezzato. Ecco, mettiamo. Parla anche di sporcizia oppure no? Dipende. Ci sono dei giorni dove ci sono probabilmente i ragazzi più grandi che frequentano le medie, quando vanno al parco, probabilmente nella pausa pranzo, lasciano anche abbastanza in disordine, mettiamo così. Ma è un bel paesino, tranquillo. Per adesso è tutto tranquillo. Sì. Cosa, lei abita qua? Sì. Cosa le piace di più di questo paese? Beh, che è un paese tranquillo, non c'è ancora delinquenza, quello va bene. Ok, invece qualcosa che migliorerebbe, qualcosa che non le piace, le dà un po' fastidio? Qualcosa per i giovani, che non c'è niente, non c'è proprio niente per i giovani. Quindi parla di eventi magari? Sì, di eventi. Locali? Sì, e qualche locale, anche la nostra Proloco, non c'è niente per i ragazzi, è un peccato. Ma secondo me di difetti non ne ha, cioè, abito qua da quando sono piccolo, quindi mi trovo benissimo, oh, non so che altro dire. Quindi promossa a pieni voti, nessun difetto? Sì, no, mi trovo benissimo. La cosa che ti piace di più invece di Godiasco? Cosa che mi piace di più? La gente che è educata, ti saluta anche nonostante sei magari straniero, perché comunque sia, non sono... Di queste parti qua c'è sempre stato rispetto per i miei genitori, per me stesso, ci siamo comportati bene. L'hanno valorizzato, quindi mi fa piacere. Mi trovo bene comunque in questo paese qui. Grazie.